Gran Mattino con Francesca Martino. 8 minuti dopo le ore 10, buongiorno da parte di Francesca. Come vi ho annunciato precedentemente, i nostri microfoni ci saranno degli ospiti. Qui con noi Bruna Rodà e Lillo Bertone, gli organizzatori dell'iniziativa che si terrà questo pomeriggio alle ore 17 a Condofuri, presso la delegazione municipale di Condofuri Marina, in occasione dell'intitolazione del palazzo della delegazione al dottor Carmelo Saverio Pizzi, che è una personalità molto illustre del comune di Condofuri, nonché sindaco dello stesso comune per più legislature. E nel corso della cerimonia di intitolazione avrà luogo anche la scopertura dell'albo d'oro dei sindaci, che è stato realizzato dal maestro d'arte Pino Caridi con il contributo del dipendente comunale Domenico Antonio Pizzi. Buongiorno. Buongiorno Francesca e grazie per l'invito. Siamo felicissimi di essere qui in radio con te stamattina a presentare questo l'organizzazione dell'evento che abbiamo previsto per il pomeriggio, un evento che non ha diciamo una rilevanza storica per il nostro comune, anche perché oltre all'intitolazione del palazzo comunale a Saverio Pizzi, che è una figura emblematica nella storia politica del nostro paese, ci sarà anche l'esposizione dell'albo d'oro dei sindaci e quindi è tanto altro ancora che è bene ricordare e ricordare in modo solenne. Sicuramente un incontro molto importante in cui sarà partecipato da tante personalità illustre che ne parleremo e insieme a noi appunto anche Lillo Bertone. Allora, buongiorno a tutti, ringrazio Francesca per l'invito. Che dire, allora, la manifestazione è stata proposta dall'amministrazione comunale per ricordare la figura del sindaco Saverio Pizzi, possiamo dire il sindaco per antonomasia del comune di Condofuri, un sindaco che ha amministrato il comune per oltre 20 anni e in un periodo in cui sono successe una serie di avvenimenti, possiamo dire, che hanno segnato profondamente la storia del nostro comune. Uno in positivo è la visita del presidente Saragat, evento eccezionale, e un in negativo l'alluvione del 1951. Perché intitolare la sede della delegazione comunale al dottore Saverio Pizzi? Perché il dottore Saverio Pizzi ha amato tantissimo il suo paese, tanto da rinunciare alla cattedra di anatomia all'Università Federico II di Napoli per fare il sindaco di Condofuri. Ma non solo, possiamo dire che Saverio Pizzi non si limitava solo all'amministrazione di Condofuri. E consentitemi di dire, come solo un medico può fare, ha amministrato benissimo anche fuori i confini di Condofuri. Basta pensare che lui è stato delegato del governo all'EFIM di Bruxelles, ha ricoperto l'incarico di presidente dell'USL per oltre 6 anni ed ha altri incarichi che hanno contribuito al miglioramento della Calabria come commissaria d'acta per il consorzio di bonifica, componente della comunità montana proprio come in questa sua passione è stato ovviamente un contributo molto importante. Sì, molto, sì, una molto grandissima forte figura per Condofuri, anche per perché Condofuri. La piazza, diciamo, la delegazione comunale, il borgo della Marina e la chiesa sono stati costruiti in quel punto grazie a lui, perché lui aveva chiesto il contributo allo Stato dopo l'alluvione per costruire il centro di Condofuri Marina e riportare le campagne che erano state devastate dall'alluvione alla Marina, e lui è stato anche quello che ha scelto il punto esatto dove costruire il nuovo paese, quindi l'intitolazione del palazzo è dovuta anche a questo, al fatto che ha scelto lui, ha progettato lui
e ha fatto in modo che ci fosse questo centro della Marina proprio in quel punto dove oggi andremo ad intitolare appunto il palazzo. Ecco, possiamo dire che secondo Furi Marina, quando Furi è cresciuto grazie a questa intuizione brillante di spostare il paese nella frazione Marina, però non abbandonando la montagna. Quindi per quell'epoca è stata veramente una scelta lungimirante e grazie anche alle sue conoscenze è riuscito a possiamo dire, tra virgolette, a ingigantire i problemi dovuti al post alluvione, quindi sono arrivati si è costruito tanto e oggi ne cogliamo i frutti. Sicuramente una personalità illustre che ha saputo governare in maniera pulita il sì, proprio paese. Buon padre di famiglia, diciamo, è stato il medico del paese in tutti i sensi. Ecco, per il bene comune e soprattutto per la promozione di quelle che è poi la cultura condofurese. Ne parleremo. Gran Mattino con Francesca Martino. All'evento che si terrà oggi pomeriggio ci saranno tantissimi ospiti. Sì, sì, tantissimi ospiti e ospiti illustri. Prima di tutto, vabbè, il Palazzo Comunale viene dedicato, viene intitolato a Saverio Pizzi e non poteva mancare la poetessa Natina Pizzi, la figlia appunto, per la quale per l'occasione ha scritto una poesia inedita che dedicherà al padre stasera. Io non dico nulla, non ve la leggo, ve la lascerò per stasera. Comunque cito soltanto un pezzettino della poesia che dice: se oggi Condofuri ti ringrazia, rispondi con voce accorata: nulla mi deve Condofuri, Condofuri era il mio paese, perché il padre era proprio innamorato del suo paese e per il suo paese ha dato davvero la vita. Ecco, sicuramente queste poche righe fanno capire l'amore non solo che lui provava nei confronti, sì, del paese Condofuri, ma anche degli abitanti di Condofuri. Questo è molto bello. Sì, anche perché fare il medico di famiglia vuol dire avere a cuore in tutti i sensi i propri cittadini, e lui lo faceva sia da amministratore che da medico curante e anche da benefattore, perché tra gli aneddoti che raccontava la figlia dice: casa mia non era casa mia, io non mangiavo mai da sola, al tavolo eravamo sempre 20 o 30 persone, perché chi aveva bisogno quella era la casa d'accoglienza per chi non aveva a volte neanche da mangiare. Era proprio un uomo di grandi virtù. Ecco, e questo fa capire ancora una volta perché avviene proprio questo evento. Sì. Ecco, parliamo degli interventi che si alterneranno. La manifestazione si svolge su due tematiche, quindi non solo l'intitolazione del palazzo, ma anche la presentazione dell'Albo d'Oro dei sindaci. A questo proposito è stato invitato anche il professore Agazio Trombetta come rappresentante della deputazione di Storia Patria, che farà un po' un intervento su quella che è la storia di Condofuri dalla sua costituzione, dagli eventi che hanno formato la storia del nostro paese. E di seguito è stato invitato anche il Carmelo Pasquale Pizzi, che è uno dei sindaci che ha amministrato il nostro comune, e la scelta di fare salire sul palco lui rispetto agli altri sindaci è perché è anche il sindaco più anziano, oltre quello che ha caratterizzato gran parte della storia politica condofurese. Quindi come sindaco anziano farà il suo intervento e darà testimonianza di quello che è stata, insomma, il suo ruolo amministrativo all'interno della politica condofurese. Poi abbiamo anche la testimonianza del professore Franco Condemi e del consigliere comunale Domenico Mafrici, che è anche il promotore di questa iniziativa. Se la scelta di intitolare il Palazzo Comunale a Saverio Pizzi è stata su iniziativa del signor Mafrici. Vuoi aggiungere qualcosa tu, Lillo? Sì, volevo dire solamente che accanto alla cerimonia ci sarà allestita una piccola mostra proprio che ricorda l'evento della visita di Saragat avvenuta il 16 aprile 1966. Dobbiamo dire che Saragat girò un po' tutta la Calabria e scelse Condofuri
tra tutti gli altri paesi, proprio per vedere, per toccare con mano la situazione della povertà in Calabria. E proprio in questo viaggio iniziano i festeggiamenti per i 20 anni della nascita della Repubblica Italiana. Un altro evento importante che si è verificato e che noi conoscevamo poco, infatti siamo andati io e Bruna a fare una ricerca storica, un po' a vedere i documenti. Quindi si tratta di un lavoro certosino che è organizzato nei minimi particolari per dare rilievo. Sì, per dare rilievo e per avere insomma una documentazione precisa, perché non riuscivamo neanche a sapere la data della visita del presidente. Quindi siamo andati alla ricerca, abbiamo trovato i giornali dell'epoca, la Gazzetta del Sud, il Corriere di Reggio, la Forbice, che era una rivista vicino alla Democrazia Cristiana, dove militava appunto il dottore Saverio Pizzi, per vedere un po', per sapere della visita. E proprio in questa visita succede un fatto eccezionale, che possiamo dire quasi attuale. Un gruppo di studenti universitari della Ionica, di Palizzi, Bova, Brancaleone, consegna al presidente un documento dove descrive la situazione calabrese e come riuscire insomma in qualche modo a risolvere gli atavici problemi della Calabria. Quindi si è riusciti a organizzare, come ho detto prima, nei minimi particolari questa iniziativa che mette al centro il bene comune che ha realizzato il signore. Insomma, è stato veramente una persona molto importante, sì, che ha toccato dei punti fondamentali anche per il benessere di Condofuri. Vedi, anche perché rimane ancora nel cuore dei suoi abitanti. Sì, tutti infatti parlano di lui, cioè lui è il sindaco, come diceva Lillo, lui è il sindaco per antonomasia di Condofuri, perché effettivamente è stato, diciamo, la storia di Condofuri l'ha fatta lui, proprio gran parte della nostra diciamo vicenda politica. E una cosa sull'Albo d'Oro dei sindaci, volevo dire che l'Albo d'Oro parte dal 1908, ma l'istituzione del comune risale al 1816, con decreto borbonico veniva istituito sto comune Condofuri. Cosa è successo dal 1816 al 1908? Che non si hanno documentazioni sui nomi dei sindaci che si sono succeduti, perché nel 1908, con il terremoto che ha devastato gran parte del nostro territorio, è andato perso l'archivio comunale, quindi non si sa nulla prima del 1908. Comunque nel 2016 il comune di Condofuri festeggia il suo bicentenario dalla sua costituzione, per l'occasione, insomma, questo è il primo degli eventi che si propone l'amministrazione comunale per commemorare il proprio comune, perché il 2016 sarà l'anno dedicato al bicentenario del nostro comune, quindi ne vedrete delle belle e altro ancora. La visita di Saragat comunque non è stata invana, perché nel discorso di benvenuto il dottore Pizzi chiedeva fondi per la perimetrazione del fiume Amendolea e effettivamente dalle carte che noi siamo andati a vedere risulta che a luglio, cioè 3 mesi dopo, il consorzio di bonifica appalta la perimetrazione e i muri perimetrali della fiumara Amendolea per un importo di 226 milioni, che se la giudica la ditta Siclari di Reggio. Parliamo anche dell'Albo d'Oro dei sindaci, che è stato realizzato dal maestro d'arte Pino Caridi con il contributo del dipendente comunale Domenico Antonio Pizzi. Allora. Sì, Pino Caridi infatti si è preso carico di dare il tocco artistico all'evento, quindi ha realizzato lui la pergamena, e il contributo del dipendente comunale Pizzi è stato quello di fare proprio una ricerca certosina negli archivi comunali per risalire e fare l'elenco di tutti i nomi dei sindaci, dei podestà e degli amministratori che si sono
succeduti dal 1908 ad oggi, altrimenti credo che le nostre ricerche storiche con tanta buona volontà non sarebbero arrivate a tanti. Ad Antonio Pizzi, al dipendente Pizzi, si deve appunto questo ringraziamento, se facciamo l'Albo d'Oro è soprattutto merito suo. C'è da dire che l'Albo d'Oro giustamente rappresenta il passato, il presente ma anche il futuro. Infatti l'artista Pino Caridi ha messo in evidenza sia il vecchio logo del comune, che era una vista di Condofuri Centro, sia il centauro, il nuovo simbolo del comune, sia nella realizzazione grafica si sono scelti materiali attuali in modo per coniugare tutte e tre le fasi. Ecco, parleremo anche delle iniziative, puoi darci anche qualche anticipazione? Iniziative per il bicentenario? Sì. Beh, è tutto un work in progress ancora, comunque ci saranno vari eventi che vorremmo fare. La prima di tutto, oggi si intitola Il Palazzo, volevo ricordare che oggi si intitola Il Palazzo, ma nel 2016 si intitolerà anche La Piazza Saverio Pizzi. Perché non oggi? Perché l'iter burocratico per l'intitolazione della piazza è un po', diciamo, lungo, e quindi si è scelto questo secondo momento nel 2016 per quando avverrà l'intitolazione anche della piazza al dottore Pizzi. Speriamo per il bicentenario di riuscire a fare anche un annullo filatelico, che sarebbe una cosa importante per tutta l'area, insomma. Sì, insomma, una serie di eventi proposti. Poi vorremmo anche dare voce agli eventi drammatici che ci si sono verificati nel nostro comune. Ricordo anche l'eccidio del 1943 e tanti altri ancora che verranno comunque ricordati e commemorati durante l'anno. Quindi un pieno di iniziative che nel 2016 si susseguiranno, quindi stiamo sì. sempre sulla... Altre figure politiche verranno anche, sì, daremo spazio anche ad altre figure politiche che hanno, insomma, fatto la nostra storia. Quindi nel 2016 ci proponiamo di fare una serie di eventi e ricordare tutti quanti hanno dato contributo alla crescita economica, sociale del nostro territorio. Gran Mattino con Francesca Martino. Insieme a noi Bruna Rodà e Lillo Bertone, gli organizzatori dell'iniziativa che avrà luogo questa sera alle ore 17 a Condofuri Marina per l'intitolazione del palazzo comunale. Insomma, una bellissima iniziativa che mette al centro soprattutto la coesione della popolazione condofurese per il suo sindaco che è stato, che comunque ha fatto veramente delle cose molto belle. Del nostro comune, sì, che ha caratterizzato appunto la storia politica del nostro comune e la sua crescita economica e sociale. E, abbiamo detto prima degli ospiti importanti e volevo dire anche che la festa è proprio una vera festa di paese, perché alla fine del dibattito ci sarà anche un buffet organizzato dall'amministrazione comunale e l'esibizione di balli popolari in piazza, per i quali, a titolo davvero gratuito e per amore verso il proprio paese, i gruppi etnici Alma Greca e Cardia e il maestro Ciccio Nucera con l'associazione culturale La Tarantella Crea Dipendenze e le scuole di strumenti e balli tradizionali si esibiranno gratuitamente in piazza e animeranno un po' la serata. E di altro volevo anche ringraziare, insomma, chi ha dato il suo contributo all'allestimento dell'evento, quindi Art Photo Studio Lentini, i Gelsi di Casile Caterina, Vivai Franco Mafrica, la comunità marianista con il padre Arnaldo Cantonetti, che appunto farà la benedizione alla fine dell'intitolazione, e tutti i cittadini che comunque si sono mossi per questa iniziativa a tutti i livelli, dando il loro contributo, anche la loro memoria storica su alcuni eventi, su come fare la ricerca, su quello che era successo durante, insomma, i 100 anni, gli ultimi 60 anni almeno. Qualche notizia l'abbiamo avuta anche da chi, intervistando in giro, chiedendo a qualche vecchietto, ci ha dato qualche indicazione per risalire un po' alla storia politica comunale.
Quindi una collaborazione con la popolazione che ha fatto sì, a 360 ecco, che si venisse fatto questo evento. E poi ci sarà la presenza del maestro Ciccio Nucera, che sicuramente allieterà la serata con la musica, la tarantella. Già, la tarantella crea dipendenza, non si può stare fermi. Avremo anche la scuola di balli, quindi ci saranno anche i bambini che magari apprenderemo da loro qualche passo, perché io di tarantella sono un po' negata. Il maestro Ciccio Nucera è uno dei grandi personaggi del nostro territorio, che porta la nostra cultura al di fuori dell'area grecanica. Lui ha scuole di ballo ovunque, infatti oggi è qua, domani è là, è diciamo una grande risorsa per il nostro territorio. Musica, divertimento, ma in particolar modo cultura e memoria per quello che è stato, perché bisogna sempre fare tesoro di quello che è avvenuto nel nostro passato per poter andare avanti e costruire il futuro. Quindi possiamo concludere con uno slogan proprio noi per questa manifestazione: conosci la tua storia, ama la tua terra. Grazie Francesca, grazie alla radio che ci ha ospitato. Grazie a voi, e sicuramente i nostri microfoni sono sempre presenti. Noi ci teniamo ad essere invitati, ormai ci è piaciuto, quindi verremo. Lillo, allora, cosa ne pensi? Un tuo commento dopo l'intervista? Per me... Ti vedevo agitato. No, per me è stata la prima volta, ma poi insomma... Sì. Un pochino, stava mangiando il microfono. Un pochino, però poi sono partito. Consentitemi di ringraziare, sono stato personalmente a casa sua, la dottoressa Natina Pizzi, figlia del compianto sindaco, e il dottore Lillo Pizzi e il professore Franco Condemi. Anche perché Natina Pizzi è uno dei talenti della nostra area, di Condofuri. Sì, non solo un talento, diciamo che la nostra voce a Condofuri, poetessa diciamo a livello internazionale, di Condofuri per noi è davvero... diciamo un fiore all'occhiello per il paese. Diciamo che ha mantenuto alto il nome di Condofuri nel mondo. Nel mondo, nel mondo proprio. E poi è una delle anime più, dico anime, perché è una personalità molto sensibile, riesce veramente a catturare l'emozione e poi creare così estemporanea le sue poesie, ed è molto bella. Noi di Radio Studio 95 Merito TV abbiamo avuto la possibilità di riprenderla più volte nelle sue iniziative, ed è stato sempre un grandissimo successo, e sicuramente questa sera poi lo sarà ancora. Ha una grande tenacia ed è davvero di grande esempio per tutte le donne, che nonostante le sue difficoltà fisiche insomma si è sempre fatta valere, ha sempre portato alto la bandiera. Possiamo dire che la sua poesia proprio nasce dal cuore, non è una cosa che è programmata, quindi lei scrive a getto e quindi proprio si vede, insomma, esterna tutto quello che ha dentro. Io vi ringrazio, vorrei parlare veramente ancora, perché è stato un bellissimo momento. Sì, una bella chiacchierata davvero, grazie mille. Ok, allora appuntamento alle ore 17, piazza Regina Pacis, davanti alla delegazione municipale. Ok, grazie. Musica. Gran Mattino con Francesca Martino.